magari a ieri non si è venuta da me. Oggi ho saputo che si è asciutto con l'amico in un quartiere solamente per te favore senza me. Se tu mi dici che non è che così ci levo pensiero, un bello pensiero, ma così vai scivazza a me. Ma questa cosa le ha sapere, perché si manna amore te, in un campo più, a capo mio non ha ragione più. Ma questa cosa le ha sapere, che si manna amore te, perdo sonne e fantasie, e sta malattia si chiama gelosia. Sei buona che re, la mattina mi scende e ti pensa, aspettare tua vita quando scende, prima è comincia a fatica. Se tu non raggi sole, la presa preziosa più bello c'ora, la spina di tuo cuore che fa male, ma una spina rora. E questa cosa le ha sapere, perché si manna amore te, chi non dorme più, capa mi non ha ragione più. Ma questa cosa le ha sapere, che si manna amore te, dimmi la mo si faccio buona, sta ancora presa a te. Sta ancora presa a te, o si managgia fui lontana, lontana. Questa cosa le ha sapere, perché si manna amore te, ma sono già innamorate te. Questa cosa le ha sapere, perché si manna amore te, ma sono già innamorate te. Questa cosa le ha sapere, io sono già innamorate te. Portami dentro cuore, dimmi che mi vuoi bene. Perché sta cosa la sapere, ci sono già innamorate te, come te ne lontana, stringami forte, pigliami in giro. Perché sta cosa la sapere, ci sono già innamorate te, guardami lì dall'occhio, fammi sentire uno scemo, cacciami tutte paure. Ci sono già innamorate te. E anche noi siamo già innamorati di questo singolo così titolato Gelosia, che ci ha presentato un vero e proprio ritmo incalzante, un'atmosfera molto bella, innamorata, e una bellissima atmosfera che ci ha restituito anche le belle immagini del nostro regista Antonio Aruta. Ma veniamo proprio nel vivo, perché a Gelosia in realtà è il nuovo singolo di Una sceneggiata ed è il nuovo disco del bravissimo Francesco Forni, che torna a trovarci per presentarci questo concept album con 13 brani scritti in napoletano e cantati anche naturalmente in napoletano, e che è in uscita proprio oggi a partire dalla mezzanotte. Buongiorno al nostro Francesco Forni. Buongiorno. Un album che tra l'altro, Francesco, sarà presentato proprio live questa sera al Teatro Bolivar di Napoli, che potremo appunto gustarci appieno. Complimentissimi, ci piace questo nuovo singolo che ci presenti quest'oggi. Siamo davvero innamorati di Gelosia, il secondo singolo dell'album estratto da Una sceneggiata, e che un brano racchiude proprio il senso, no, del disco, di questa dichiarazione di amore per una canzone cui ritmo segue proprio le vicissitudini e l'andamento incalzante di un amore che si fa a pieno. Sì, sì, esattamente. Un amore, insomma, che poi nel corso della sceneggiata, insomma, della storia, avrà mille difficoltà. Mille colori, mille sfumature, ed è bello proprio per questo. Sì, sì, poi questo disco un po' parla proprio della complessità dell'amore, insomma. Sono già innamorato di te, questo perdo il sonno ed è malattia, una malattia che si chiama gelosia, questo pathos, no, che in realtà tutti noi incontriamo quando si parla della fase dell'innamoramento, che ci conduce poi alla fase dell'amore vero e proprio. Esatto, ma infatti lui, cioè, parte all'inizio della canzone, se la tira un po', dice
perché se mi innamoro di te, se mi innamoro, se mi innamoro invece poi invece cambia fine, perché dice, già innamorato, cala il velo, esatto, cala questo velo. E anche noi siamo già davvero innamorati di questo ritmo incalzante di Gelosia, ma tra l'altro anche il videoclip è molto interessante perché una sorta di cortometraggio che tra l'altro vede protagoniste due bravissime attrici, Daniela Ioia e Teresa Ferrari, quindi c'è una scelta anche ben mirata per questo cortometraggio che hai deciso di produrre, di realizzare. Sì, il cortometraggio è, cioè il video sì, è di Luca Immesi, è un regista che ho conosciuto già diversi anni fa. Invece Daniela Ioia, che è l'attrice che nei panni di una sedicente producer, è un'attrice che adoro, che ho conosciuto proprio lavorando a Spacciatore, è fortissima, mi ha fatto questo regalo. Teresa l'ho conosciuta invece proprio per questo videoclip. E poi c'è la band al completo che suona. Sì, abbiamo avuto modo, ecco, anche attraverso il nostro regista Antonio Aruto di scorgere le immagini e quelle in diretta live, ma anche appunto del videoclip dove tu sei sempre protagonista, no? Attraverso la tua musica, ma protagonista quest'oggi è questo album, una sceneggiata, è uscito a mezzanotte ed è già un grande successo, Francesco, che per l'appunto racconta una storia d'amore, sì, l'evoluzione dell'amore attraverso questi 13 brani scritti e cantati in napoletano, ma che vengono vissuti al centro proprio dei vicoli di Napoli. C'è anche questo altro aspetto che raccontano di quest'album, concept che sicuramente ripercorre una grandissima originalità. Sì, diciamo che appunto io sono partito dal plot, proprio dalla storia e dei personaggi di questo spettacolo, Uno Spacciatore, la regia di Pierpaolo Seve, la storia sua, la drammaturgia di Andrei Longo. Sono partito da lì e poi insomma me ne sono andato per fatti miei, nel senso che ho sviluppato la storia. E... perché c'è una storia, ecco, che c'è un fil rouge, no? Di questi, sì, brani, sì, c'è una storia che segue poi delle vicende molto particolari, quindi ogni brano in realtà trova la sua dimensione proiettandolo nel prima e nel dopo. Esatto, nel senso che comunque ogni brano alla fine è indipendente, è un brano a sé, però voglio dire, nella sequenza delle, esatto, 13 canzoni non è che si, insomma, si evince tutta la storia, però io lo so, nel senso che io so ogni cosa, a cosa corrisponde ogni canzone. E... aiutaci a capirlo, Francesco, perché adesso noi siamo davvero incuriositi da questo album. Intanto scorrono ancora le tue immagini grazie alla nostra regia di Antonio Aruta. È bello anche che queste storie, la storia d'amore in realtà si vive sì nei vicoli di Napoli, ma fare da sfondo le strade della nostra città, le contraddizioni della nostra città, luce, ombra, amore, passione, dolore, e al contempo anche la criticità e gli eroi che però abitano la nostra città, ed è quello anche il bello, il senso pieno del tuo album. Sì, sì, esatto, nel senso che è un po' come se questi personaggi io li avessi presi in prestito come archetipi, mm-hmm, no? Per parlare appunto della complessità delle proprie delle scelte e della conseguenza delle proprie scelte, che a volte vengono fatte con leggerezza, perché per dire il personaggio principale è un ragazzo che spaccia, ma non è incentrato sul fatto che lui spaccia, c'è tutto incentrato su questa l'occasione, storia d'amore. Cioè è il pretesto per raccontare altro. Sì, è un pretesto per raccontare che, sai, quando uno sta nel pieno delle forze, nel pieno delle energie, dell'amore, dell'amicizia, eccetera, eccetera, si sente le spalle coperte, guadagna bene, magari, capito, compie delle scelte, non c'è giudizio, però valutare... senza cosa, avere la consapevolezza, no? Cosa di quello che ritornare poi, indietro, esatto, poi, quello potrebbe essere poi l'effetto, no? Esatto. Di ogni azione. La scelta anche di questi 13 brani, Francesco, è quella di cantarla in dialetto napoletano. Perché in dialetto, nella lingua napoletana, perché scegli questo stile registrico, la nostra lingua? È di maggiore impatto, arriva maggiormente al pubblico? È un modo per raccontare anche te stesso? Sì, assolutamente, nel senso che è un modo per raccontare il me stesso di quest'ultimo anno. Io sono napoletano, ma ho vissuto molto a Roma
E quest'ultimo anno invece sono stato molto a Napoli e ho vissuto l'anno scorso, tra l'altro, una Napoli per me inedita, vabbè, non solo per me, per tutti, perché zona rossa, quindi... Un silenzio assordante, potremmo dire, a cui non eravamo davvero abituati, a cui non eravamo abituati. E ovviamente l'attenzione anche per strada va su cose diverse. Cioè, si posa, capito, senza quel... io attraversavo tutti i giorni per andare, insomma, al Teatro San Ferdinando, attraversato via dei Tribunali, Spaccanapoli, tutte queste vie che, a cui siamo abituati a vedere, che siamo abituati a vedere come un fiume di gente, no? Quindi vederle vuote e sentire i propri passi tutti i giorni, e vedere magari quel capitello che ti era sfuggito, oppure quella, la bellezza di quello scorcio, o sentire una Napoli comunque come tutto il resto del mondo, comunque in quel momento in difficoltà, ferita, e però che, sai, Napoli c'ha sempre, Qualcosa, reattività, esatto, un'attività. Comunque sta sempre a resistere e poi reagire, no, agli eventi, esatto, anche quelli più difficili, critici della nostra vita. Ed è quello che in realtà vuole spiegare anche, che, ecco, che diventa poi anche lo stile, il senso, no, dell'album, attraverso la dichiarazione di un amore che può essere poi declinato in tutte le sue sfumature e che anche nei colori un po' più scuri ritrova la propria bellezza, il proprio significato. Sì, anche perché c'è la storia d'amore, c'è una forte storia d'amicizia, ma alla fine c'è l'ultimo brano, che è quello più pacato, insomma, una sorta di chitarra e voce, insomma, chitarra, voce e violoncello. E lì per ritrovare proprio il senso delle proprie radici, no? Il senso vero di quell'archetipo, no? Delle, sì, proprie radici, che anche musicalmente ricorda la nostra città. Quando sei, ecco, chitarra, voce, sì, eh? Infatti stavo dicendo che sull'ultimo brano, cioè il disco si chiude con questo appello, si chiama Prenditi cura di me, che è una cosa che può dire chiunque, possiamo anche dirlo alla nostra città, esatto, possiamo dirlo anche proprio alla nostra, esatto, città, prenditi cura di me. Una richiesta, un appello proprio da parte della città, esatto, in modo che ci si prenda cura di lei. Perché in realtà poi lei ci coccola sempre. Intanto lo ricordiamo ancora, Francesco, perché stasera, per presentare questo tuo imperdibile progetto album, ci sarà al Teatro Bolivar la prima nazionale di presentazione del progetto. Ecco, per te che sensazione si prova per questo nuovo esordio? Eccolo qui, vediamo, grazie al nostro regista Ruta. Prima nazionale venerdì 18 marzo dalle 21. Sì, vabbè, è una grande emozione perché non solo sto presentando un mio disco nuovo in città, cioè nella mia città, ma per la prima volta lo sto cantando in napoletano. Ma poi di portata nazionale, no? Un progetto nazionale che sicuramente diventa per noi grande motivo di orgoglio e di vanto. No, diciamo che puntiamo all'internazionale, nel senso che poi il napoletano è già di per sé una lingua internazionale. Esatto, esatto. In più la sonorità del disco comunque c'ha questa componente della tradizione napoletana con un linguaggio più moderno, dei suoni più contemporanei, quindi sono tamborre, chitarre battenti e allo stesso tempo chitarre elettriche, casse elettroniche magari, per cui diciamo che è una lingua, è un linguaggio abbastanza universale oramai, così deve essere, e sicuramente anche il tuo album, lo ricordiamo, una sceneggiata. Abbiamo ascoltato oggi con un grande piacere il singolo Gelosia, ma non vediamo l'ora davvero di ascoltare tutti gli altri 12 brani, ma in realtà sono 13, quindi davvero complimenti a Francesco Forni e noi ti aspettiamo naturalmente per la grazie presentazione ancora di nuovi progetti musicali.